Ciao a tutti ragazze e ragazzi, andiamo a continuare l'avventura in Consume Quest 2. Dopo che ho trovato la parola, Palola, con senza R, sono diventata anche giapponese. La parola d'ordine di questa nuova zona, vado subito. Ci è voluto un po' perché non vedevo la porta. Accidentaccio, mi dovrò mettere gli occhiali. Qui abbiamo una fontana. Ricostituiamoci la salute senza mangiare dolcini. Poi, sentiamo cosa c'è da dirci questo signore bambini. Come potete arrivare qui? Avete acquisito la tecnologia teleferica? Yes. Certo che lo so, ho una chiave, ma non disturbatemi. Ora, non è un bel momento, sono stressato. Come ti stai stressando? No, beh, è solo che l'anziano verme sta trattenendo la mia consegna di caramelle. Sono alla mia ultima cassa Nubin. Mi sta completamente deprimendo. Possiamo andare a prendere per te? Fareste? Mi salveresti la pelle? Se ci permetti di prendere in prestito la chiave per il complesso del dottor White. Non è più così allettante. Mi dispiace, non posso darvi la mia chiave. Il supremo White revocherebbe la mia licenza di vendita delle caramelle. Sono quasi certa che non ci sia altro che dire su questa questione che io sappia. Ok, vediamo questo cosa ci dice. Chi ha fatto entrare quel bambino umano qui? Questo è un club d'élite per i mostri. VIP, come sono VIP? Sono piuttosto ricco, ma quando vedo il modo in cui vivono quegli anziani, oh ragazzo, ho ancora tanta strada da fare. Vediamo questo qua. Amo regalare le mie caramelle a coloro che sono meno fortunate. Intanto mi cambio costume e vado a convincere il tipo. Signore, se non hai le tue consegne, cosa ti serve una licenza per le caramelle? Sì, c'è una possibilità che il dottor White ti rovini se ci dà la chiave. Ma tu sei sicuramente rovinato se non ricevi le tue consegne, vero? Ah, penso che sia vero. Ok, se riuscite ad avere le mie consegne, penso di potervi dare la chiave per il complesso. Dovrete bussare ad alcune porte in centro per prendere la maggior parte. Alcune sono sui tetti. Troverete tutti sui tetti anche l'anziano verme. Lui ha la consegna più grande, bisogna soprattutto di quella. Non preoccuparti, ce la faremo, torneremo subito. Sì. Ormai i tetti li conosco benissimo. Quattro consegne da fare. E ok. Andiamo. Oh, ho sbagliato. Andiamo, andiamo, yes. Andiamo. Però mi rimetto. Il vestito da mago, che mi piace un sacchissimo. Che è parecchio potente. Andiamo a fare le consegne. Allora, mappa. La prima, se non mi ricordo male. Fermi, fermi. La prima è qua. Le prime case sono qua. Non è che se non mi ricordo male, me lo ricordo benissimo. Allora, attenzione perché prima sarà sicuramente l'attacco di un mostro. E invece no, state attenti a quelle bombe di burro alle arachidi. Bene, e prima consegna è fatta. Seconda consegna. Qui sicuramente ci scapperà, il mostro. Battaglia, no, anche qui. Ah, infatti. Vai. Ti faremo fuori. Ok. Prima io faccio fuori questa bestiona. Guardia, lancia caccole. Beh. Tra l'altro, ho il super colpo, quindi beccati questo. Colpo che becca tutti e tre. Nice. Anche se un po' bloccato. Bloccato. Oh, ma ce l'hanno tutti con il mago. Ciao, ciao. Facciamo riprendere salute al mago. E vai. Mi ha dato fuoco, maledetti. Lo sento che sta bruciando. Per poco, per poco.
Vai, che Bren, anche Bren sta bruciando. E ciao, abbiamo vinto! Nonostante bruciassimo. Andiamo avanti. Andiamo qua che c'è la fontana per ricostituire la salute. Ok. Mappa. A me la mappa. Allora devo andare su tetti adesso. È giunto il momento di andare su tetti. Intanto. Vai, devo andare sui tetti. Grasso e tozzo, si accede da qui. Ah no, però la porta è aperta, sì. Mi sembrava. Non ero nel punto giusto della porta. Ok. Salve. Di cosa sono il villaggio, anzi, più grande della città. Quindi ingrandire la mia attività. Voglio assorbire la baia di Castiglione Anziano. Andate a farlo firmare e riportatelo indietro. Allora sarò il mostro più piccolo della città. Allora, devo andare anche. Vediamo. Facciamo fare. L'anziano verme non ci darà la sua consegna finché non lo troveremo a comprare un casino. Dobbiamo vincere uno degli an altri anziani mostri a vendere il loro casino. Perfetto, andiamo. Intanto andiamo a fare consegna qua. Qua c'era una casa. Ricordavo, sicuramente anche qui c'è il mostro. Da combattere. Ah no, è andata bene. Dite alla zona che voglio più punti sul terminale. Bene. Un'altra casa è fatta. Allora, fermi tutti. Fammi vedere. 3. Andiamo sopra. Ehi. Centrale scale, vai. Ok, andiamo di qua. Eccoci alla fontana. Ok. No, non è qui. Fermi un po'. Forse è indicato così, ma devo scendere. Ah, allora. Oh, è questa allora. Aspetta, siamo fuori porta. Vai, affrontiamoci. Yeah! Siamo pronti. Ma non voglio nemmeno usare il super colpo, me lo voglio tenere per dopo. È però sbagliato. Si è ricostituito la salute. Vai, ciao! È stata una vittoria veloce. Fammi vedere. E infatti era quella. Andiamo. Di qua. Ok. Vediamo, eh. Sì, le case. Una era qua giù. Ah, devo cambiarmi costume. Devo andare qua, fammi ridare. Aspetta. Mi metto questo perché sicuramente dovrò convincerlo con la persuasione. No. Eccolo qui. Ma e allora il casino di chi è? Intanto vado qua. Ah.
Ok. Qui c'era una porta sicuro. Oh, la consegna. E allora dov'è? Aiuto, mi è rimasto bloccato. Forse allora è il corvo qua. Ah, eccolo. Era proprio il corvo. È un contratto. L'anziano verme dice che sta acquistando la tua attività. Basta firmare qui. So di avergli detto che avrei venduto, ma questo è successo prima che quel pazzo lanciacaccole realizzasse il suo fantastico cartellone. Ho rediretto tutto il traffico nel suo posto e ora non ho clienti. Non venderò assolutamente finché il mio marchio è sottovalutato. Diti che l'accordo è saltato. Sembra che non ci sia nulla che possiamo fare per convincerti a firmare. Ma c'è qualcosa che possiamo fare? No, a meno che non riusciate a convincere quel lanciacalcoli imbroglione a vendermi il suo spazio cartellonistico. Tutte le auto sono dirette al suo casinò. Sta letteralmente allontanando tutti gli affari. So che non lo venderà, ma se riuscirete a far ritornare un po' di traffico nella mia zona, firmerò quel contratto. Torneremo subito. Quindi andiamo a parlare col tizio. Di qui e di qua. Ok, ci vestiamo subito con questo. Nessun progresso, il tempo che abbiamo fatto qualche progresso, credo dovremmo riuscire a chiudere questo accordo. Allora, perché siete venuti qui a parlare con me? Chiudetelo. Questo non è il momento giusto per la diplomazia. Essere ricco e diventare. Vediamo un po'. Allora, missioni. All'anziano venderà se riusciremo a convincere l'anziano Trowbog a dargli spazio. Dobbiamo convincere uno degli altri anziani mostri a vendere il loro casino. Proprio un casino. Allora, vediamo a trovare quell'altro anziano. Questo è l'anziano Verme. Ma guarda te se questi anziani si fanno gli screzi. Io guarda. Ok. Costume qui da faraone. Niente, quindi mi riporta laggiù. Ma potevo tornare indietro. Ripartiamo di qui. Dai, ce la puoi fare. Ok. Non è che per caso è questo tizio qua. No, ok. Gira le scale. Ok. Questo è l'anziano lanciacacque. Ah, siamo qui proprio preparati per questo. Siamo qui per conto dell'anziano Cresto Gallo. Ovviamente non avete mai fatto affari con un lanciacaccole. Iniziare sempre con alcune risate è una delle 7 tradizioni del lanciacaccole altamente efficienti. Ah, perché la gallina ha attraversato la strada? Non mi direte nessuna barzelletta che non sappia letto nel tono nel tomo dei lanciacoccole. Dovete trovare un altro modo per farmi ridere. Oh, bene. E come. Ok, un altro modo per farlo ridere il pagliaccio. Aspetta, pagliaccio. Ora stiamo andando da qualche parte. Fate qualcosa di divertente. Comincia a stufarmi. Hai suonato il clacson troppe volte.
Questo è il momento giusto per la diplomazia. Cosa posso fare per farlo ridere? L'anziano Trowbog non parlerà con noi finché non lo faremo ridere. Dai, l'unico costume che fa ridere è questo. Però mi dice che abbiamo consumato. Allora, fammi pensare un attimo. Vediamo un po'. Allora, il clown lo fa ridere. Gira le scale. Ecco. Proviamo a parlare con questo. In bocca al lupo, se riuscite a convincere l'imbroglione a vendere il suo spazio, questa è la sua ragione per cui stavo lavorando. Fammi un po' vedere. Questo è il momento giusto per la diplomazia. Perché non è il momento giusto per la diplomazia? Ma io ho l'unico costume che ho per farlo ridere, è il clown. Non capisco perché non ride. Ah. Ah, ora lo hai fatto così tante volte, è ancora divertente. Oh, non ridevo sì da un bel po' di tempo, grazie. Ottima risata introduttiva, ora parliamo di affari. L'anziano Astragalo vuole affidare il suo spazio a Teronisti. Quel sempliciotto, ah, pensa di poter rubare le mie idee pubblicitarie? Sono sempre due passi avanti a lui, che ti rivede il nostro imprenditore. Ok, dia quel cervello di uccello che gli affitterò il mio spazio pubblicitario se paga per 10 anni di anticipo. In anticipo, lo farai? Perfetto, sarà molto felice di sentirlo. Lo sarà all'inizio, comunque fategli firmare digitalmente questo contratto di affitto. Farà transnebulare automagicamente le caramelle sul mio conto corrente. Andiamo. Andiamo, che era. Mi sono arrabbiata, l'ho suonato 750.000 volte e sono riuscita ad andare avanti. Bene. Infatti, infatti l'unico costume che ho per far ridere era il pagliaccio, quindi. Vai, eccomi, eccomi, eccomi. Siamo riusciti a convincere l'anziano lanciacaccole a venderti il suo spazio. Beh, ha detto che dovrai pagare per 10 anni in anticipo. Con piacere, guadagnerò la sufficienza per coprire la differenza quando venderò la mia attività a quel verme. Dove firmo? Vai. Cambiato anche il cartellone pubblicitario. Oh, ora il mio marchio vale tantissimo a me. Datemi il contratto del verme così diventerò ricco. Aspetta un attimo, cos'è questa clausola? Devo garantire un profitto per 5 anni o rimborsare la differenza? È rischioso. Oh, allora, ho quel cartellone per 10 anni, cosa potrebbe andare male? Oh, beh. Andiamo dall'anziano verme. A me, il faraone. Via. Andiamo, andiamo. Ah, yeah. Oh, e la ringhiera mi sarà un attimino incastrata nella mia testa. Ehi, fermi tutti. Torna su. Eccoci. No, volevo parlare con lui, ecco. Ecco il tuo contratto firmato. Sembra tutto in ordine. Ecco la vostra consegna come promesso. Sto per passare da super ricco a mega ricco con questa firma. Ho notato che quell'uccello sta concludendo per fare con quel nuovo cartellone. Il mio tempismo non potrebbe essere migliore. Sono un mostro imprenditore fantastico. Beh. Oh oh. Che cosa succede? Ha ricambiato di nuovo il cartellone. Cos'è questo? Trowbog mi ha fregato. Abbastanza, sì. Ma a noi non ci interessa. Andiamo a riportare la roba a il tizio che ci dovrà dare la chiave. Sì. Perché se non sbaglio, controlliamo. Se mi manca una casa. Però, tra l'altro, 5 su 5 costumi segreti. Vabbè, dai, facciamo anche l'ultima casa della zona, almeno la IXO. E qui sarà sicuramente una lotta. Ed è così.
Oh, solo due mostri. Andiamo, andiamo, combattiamo. Ah, ho di nuovo il costume da faraone. Ok. Ciao. Dai, dai, fallo fuori. Vai, ciao. È rimasto solo l'operaio lanciacaccole, che è stato indebolito. Un bella botta, anche se l'hai parata. Un attacco aereo. Oh, para tutto questo, che è? Doppio colpo. E via. Per uno, per uno. Che botta ha tirato. Per un punto. Era rimasto in piedi. E via. Ricostituiamo la salute e andiamo verso le fogne. Andiamo a consegnare tutta la merce. Chiave, chiave, chiave. Ah, c'era la fontana lì. Vabbè. È stato un po' complicato, ma abbiamo tutte le consegne. Appena in tempo. Ho consegnato il mio ultimo Nubin alcuni minuti fa. Prendetevi cura di questa chiave se venite catturati dal Supremo White e non l'avete avuta da me. Il tuo segreto è al sicuro. Oh, e ho finito anche questa missione. E quindi vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao, raga e raga!